Come si riconosce un giardiniere esperto da uno improvvisato? Ciao, sono Roberto. Ti aiuto a realizzare e gestire il giardino in modo semplice, salutare e sostenibile, senza chimica né sprechi di risorse. Sapresti riconoscere un professionista del verde esperto da uno che si arrangia alla meno peggio? I fattori da tenere in considerazione possono essere diversi. Ti potresti basare, per esempio, sull'attrezzatura, che può essere più o meno costosa o di marca. E questo è già un buon indicatore, anche se basta solo la possibilità e la voglia di investire dei soldi. Se un giardiniere non tiene ai propri ferri del mestiere e non ha ancora capito che la qualità porta altra qualità, oltre che la sicurezza e la comodità nel lavoro, allora è ancora molto lontano dall'eccellenza. A proposito di sicurezza, anche un po' di amor proprio può essere un buon indizio. Normative a parte, e lasciamo perdere che se qualcuno si fa male nel tuo giardino, potresti anche essere chiamato in causa come responsabile in quanto datore di lavoro. Se un giardiniere si presenta nel tuo giardino in calzoncini corti, scarpe da ginnastica e sigaretta in bocca, piuttosto che scarpe da lavoro, guanti, occhiali e altri indumenti adeguati alla mansione da svolgere, fossi in te, gli direi di andare a farsi un bel giro in spiaggia quel giorno. Mettiamo anche che sia vestito poi di tutto punto e con i migliori attrezzi disponibili sul mercato. Questo non significa però affatto che sappia cosa fare, quando farlo e soprattutto il perché. Certo, non puoi pretendere di avere a che fare sempre con dei fenomeni del giardinaggio, ma un minimo sì. Visto che a fare dei danni irreversibili in giardino ci vuole davvero poco. Ecco allora l'indicatore più potente tu possa usare per valutare il giardiniere che hai ingaggiato. Stai molto attento a quello che è disposto a fare. Fa tutto quello che gli dici, come un buon bifolco che lega sempre l'asino dove vuole il padrone? Oppure è consapevole delle sue azioni tanto da imporsi pure sulle tue idee? Mi spiego meglio. Sa ascoltare e dare consigli in merito oppure dice sempre di sì come un bravo inserviente? Chi lavora solo per fare giornata e portare a casa la pagnotta non è paragonabile rispetto a chi tiene a dare il meglio di sé e sa come ottenerlo, a tal punto da rifiutare pure il lavoro se la tua richiesta non è in linea con la qualità che vorrebbe erogare. Ti sembra assurdo? Conosco un sacco di colleghi che si sono rifiutati più volte, per esempio di capitozzare degli alberi, a clienti che erano convinti di fare bene e che poi si sono rivolti ad altri con meno scrupoli. Pure a me è capitato di rifiutare incarichi o direzioni di lavori per chi aveva pretese che non erano in linea con i miei valori. Per esempio giardini commissionati con scadenze imminenti o con stili effimeri e del tutto fuori contesto paesaggistico o ambientale. Quindi se il tuo modello di giardino è quello all'inglese, con un pratino e tanti fiorellini delicati da mantenere in vita a forza di acqua, concimi e trattamenti, te lo dico fin da adesso, non faccio al caso tuo. Se invece vorresti un giardino che si armonizzi con la natura vicina, che evolva nel tempo e diventi sempre più autonomo e resiliente, allora posso aiutarti. Ma in tal caso i tempi e i modi li detto io.
Intanto puoi fare una cosa, andare sul sito giardinofuturo.it e scoprire come possa aiutarti. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!